Allora, Presidente l'Orefice, siamo nel centro, nel clou dell'organizzazione, mancano sostanzialmente 3 settimane per la manifestazione. Work in progress. Work in progress, Si sempre lavora. questo. E com'è complicato questa organizzazione? Diciamo, cerchiamo di No, anzi. vedere il dietro le quinte, come cosa succede. Cioè, dopo che finisce la manifestazione dell'anno successivo, poi che fate? Vi riposate un po' e poi Si ricominciate? riprende subito con... Vabbè, intanto si fa il bilancio logicamente della passata edizione, si vede quello che magari È se c'è andato stato bene, è andato qualche, male. qualche cosa da sistemare, correggere, organizzazione sempre, c'è sempre qualche cosa da sistemare, questo ci mancherebbe. Niente, poi da dicembre si riprende proprio a lavorare in pieno ritmo Quindi ci per... vogliono 6 mesi per organizzare una tale manifestazione. 6 mesi. Sì, magari si inizia a lavorare Piano già piano. dopo l'estate, magari verso settembre-ottobre, però il lavoro vero e proprio poi inizia da dicembre con la richiesta con tutte le autorizzazioni anzi, devo dire che quest'anno finalmente ce l'abbiamo fatta, già siamo riusciti ad avere tutti i nulla osta da parte di tutti i Cioè ormai vi comuni. aspettano. Ormai sì, Vi aspetto, sanno che arrivate, oggi ci quindi. siamo sentiti con l'assessorato a Palermo e abbiamo concluso che abbiamo tutti già i nulla osta, per cui lui ora adesso procederà ad emanare il suo nulla osta alla prefettura, che poi in definitiva sarà l'ultima L'ultimo ente che che deve. deve dare logicamente l'autorizzazione finale all'autorizzazione. Senti, Presidente, gli anni scorsi voi avete fatto sempre questo famoso giro prima della gara Sì, per andare a vedere i buchi che noi già ci abbiamo sono. fatto un sopralluogo e sabato iniziamo, sabato 18 mattina già siamo organizzati, abbiamo comprato già la prima pedana di conglomerato, andremo sabato 18 a fare già i primi interventi. Comunque tutto sommato devo dire che il sopralluogo è andato molto bene, non ci sono L'avete grosse... riparato negli anni scorsi, Sì, magari sostanzialmente. riesce a tenere ancora quello che abbiamo fatto nella scorsa edizione, comunque non ci sono grosse criticità, il comune stiamo, anche oggi ho visto degli operai che stanno sistemando nell'arco urbano del comune di Scicli, è stato anche sistemato, ma noi logicamente Il controllo il finale finale dovete lo faremo sì, farlo il sabato, il giorno prima della gara andremo a sistemare se c'è ancora qualche comunque. Senti, altra... perché l'anno scorso 560 iscritti, l'anno 60 scorso, quest'anno se ne aspettano di più, perché secondo te ha successo questa manifestazione? Cioè io posso dire che ha successo perché è ben organizzata, no? Beh, questo sì, fa parte logicamente dell'organizzazione, fa tanto, quello che offri agli atleti logicamente è senza dubbio un incentivo per venire a Scicli, sia da parte dell'accoglienza dei B&B, ma anche voglio mettere in risalto adesso da qualche anno anche i cittadini di Scicli, che aspettano questo evento, ormai anche loro forse hanno, Cioè, hanno un cioè, valore aggiunto anche aggiunto per i sì, e cittadini. vedere sfrecciare nel In nostro città. comune tutte queste bici, per loro comunque penso che sia uno Senti, spettacolo una eccezionale. bella cosa è anche questo connubio turismo-sport, no? Sì, Si riempiono i bed and breakfast, voi fate questa manifestazione, fate queste sono le anche guide, sì. no? Guide che portano in Sì, poi la giro. domenica abbiamo organizzato per i familiari che rimangono qua in piazza in attesa che Per un 3 o arrivano, 3-4 ore, cos'è sì, un che paio era? Un d'ore, paio 2 ore e d'ore. mezza, abbiamo, Queste guide. sì, facciamo fare la visita ai nostri monumenti È l'occasione che ci con vado sì, pure io, sì. no, vabbè, tu forse è meglio che segui la gara in Ah, vedi, diretta. seguirò la gara, vabbè, me lo farò raccontare. Che c'è qualcosa quest'anno di particolare che vogliamo dire? Anche se poi, insomma, io vi seguirò negli altri giorni, nelle altre settimane. Poi vorrò vederti l'ultimo giorno quando sarai Vabbè, no, ma frizzante. io guarda, ormai a dire la verità sono molto, molto sereno. Sì, magari c'è un po' di Nervosismo comunque. vabbè, tensione il giorno della gara, questo è normale, ma È gestibile ormai ormai. la macchina nostra organizzativa sa quello che deve fare, ognuno di noi sa quello che c'è da fare e quindi per cercare di fare al meglio il.
l'evento. Quante persone sono coinvolte? Tu sei nel gruppo scout, no? Sei uno dei dirigenti, quindi sì, vabbè, i pantaloni. Sì, sì, quindi, sì, vabbè, diciamo, coinvolgiamo anche i ragazzi, con i nostri ragazzi nel giallo, diciamo, coinvolti per darci una mano d'aiuto per la premiazione, che c'era da dipingere i vari trofei che ha preparato il nostro amico Giuseppe Sammilo. Sì. Ma il giorno della gara ci daranno un grosso contributo, sia per quanto riguarda la zona dove andremo a fare il ristoro, diciamo, una sorta di servizio d'ordine, sì, così. E più anche quando arriveranno i ciclisti a Scicli in via Vittis, è uno spettacolo con tutte quelle camicie. Bene, fazzolettone bellissimo. Ma senti, ma quante persone sono coinvolte? Perché poi ci vogliono insomma tutti quelli che controllano il percorso. Beh, da parte allora, a livello di volontari sono coinvolte circa 80 persone. 80-90, sì, 80-90 persone. C'è un gruppo di volontari di gruppo Caruano di Vittoria che sono circa 35 ragazzi che ormai ci sostengono anche loro, che partono a fare servizio proprio da Ragusa Ibla fino ad arrivare a Marina di Modica. E poi da quello Sampieri, è un servizio importante, che devono chiudere tutte le strade. Sì, sì. Vabbè, al passaggio dei ciclisti logicamente devono fermare le macchine. Devono rimanere lì un paio d'ore da soli. Purtroppo sì, però ormai. Ma sì, è un gruppo che fa questo lavoro da tanti anni, anzi, diciamo dall'inizio, anche loro sono alla nona edizione per la Gran Fondo Città di Scicli. E poi abbiamo anche altri gruppi di volontari che con il signor Pippo Boccheri qua di Scicli, che oltre a mettere a disposizione le ambulanze riesce a raccogliere. E adesso abbiamo anche una segnalazione anche per un gruppo di volontari di Modica, per quando attraverseremo il territorio di Modica Alta. Che in effetti si attraversano cinque comuni, no? Scicli, Giarratana, sì, ma Giarratana più che altro ci sono esigenze di 2-3 vigili, sì, che il comune di Giarratana mette a disposizione, per cui non attraversiamo dentro il paese, sì, limitrofi. Per cui comunque Giarratana, ma è ottimo anche il servizio, questo lo devo pure dire, a prescindere il servizio dei nostri, della Polizia Municipale di Scicli, che è encomiabile per quello che fa, ma anche la Polizia Municipale di Pozzallo è molto, molto in gamba anche su questo. Sì. E polizia per polizia, la Polizia Stradale che Sì, è quella che vi porta. La Polizia Stradale che ci guida con le due motociclette. Con gli equipaggi, sì, motomontate, si chiama. Sì, sì, sì. Tecnicamente. Abbiamo la Polstrada che ci segue con la collaborazione del comandante Di Mauro e ci manda due motociclette, una per due poliziotti per aprire proprio davanti, sia una nella Mediofonte e una, sì, nella Gran Fondo. E già le macchine, vedendo, perché abbiamo sì il vostro servizio, diciamo. Diciamo la prefettura ti dà la possibilità di un transito chiuso alle macchine per 15-20 minuti, però che per il gruppo che stanno davanti, gli atleti che stanno davanti, ma per quelli che sono dietro già una segnalazione. Comunque poi abbiamo tutto servizio di moto staffetta, sì, pure organizzato, ecco, tutto questo. Esempio, se vogliamo dire a chi potesse vedere, diciamo, che c'è questa folla di motociclette che vanno appresso ai, e che ogni anno è un po', io so, sì, che ogni anno tutti, purtroppo, un po'... sì, devo dire, macchine e moto al seguito cercheremo di sensibilizzarle e regolarle di fare attenzione anche loro, di non intracciare soprattutto la gara, di non stare in mezzo ai ciclisti, e soprattutto quando si arriva a Scicli di non transitare sul traguardo. Le macchine, le moto, a seguito c'è la possibilità di una deviazione per andare un po' prima di transitare sul Corso Garibaldi, di andare in via Roma, transitare sulla piazza, scendere e andarsi a vedere l'arrivo della gara, e non transitare, che è molto pericoloso, specialmente che a Scicli si arriva in gruppo con gruppi di 30-40 atleti, a volte con delle moto, magari dobbiamo stare molto attenti. Noi cercheremo di allora adesso aspettiamo, facciamo vedere il tavolo riunione che è vuoto. Tavolo riunione al momento è vuoto, aspettiamo che arriveranno gli altri. Aspettiamo gli altri, facciamo un po' di backstage per vedere cosa vi dite per l'organizzazione di questa manifestazione.